Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo assaggiamo in cui vi farò vedere e vi assaggerò per voi in questo appunto video queste barrette qui, queste barrette della Kit Kat al cacao rosa. Io avevo visto la pubblicità in realtà quando stavo in Italia di queste barrette, di questo snack, però non sono mai riuscita a trovarle. Le ho trovate qui in Germania. Vi faccio vedere appunto da vicino la confezione e appunto vedete appunto che appunto sono delle barrette rosa, la confezione appunto ricorda il colore che poi andremo a trovare presumibilmente all'interno. E sul retro invece ci sono ovviamente le solite cose, avete anche gli ingredienti in italiano. Appunto, se siete interessati potete leggerli insieme anche alle informazioni nutrizionali. Io adesso esattamente non so che cosa c'è dentro, mi sono un pochino informata e effettivamente è una bacca di cacao che dà un cacao rosa, quindi in teoria, almeno anche stando a quanto c'è scritto appunto sugli ingredienti, non dovrebbero esserci coloranti. Poi esattamente non so che colore andremo a trovare all'interno, però insomma mi aspetto almeno un rosino, diciamo così. Non so, poi vedremo. Andiamo ad aprire e scopriamo che cosa c'è. Io vedo già che cosa c'è qui dentro. E vi faccio vedere che effettivamente è molto rosa. Se vi faccio vedere, non so se riuscite a vedere, ok, così. Vedete che appunto c'è scritto appunto c'è il logo della Kit Kat, la solita tavoletta appunto con i quattro wafer, con appunto due hanno il logo della Kit Kat e due hanno l'hashtag My Break. Adesso direi di andare a prendere una porzione, diciamo così. Vado a farvi vedere anche all'interno. C'è il solito wafer e direi di andare ad assaggiare. Devo anche ammettere che è buono. Nel senso, mi aspettavo forse più inizialmente pensavo fosse più vicino forse al cioccolato bianco, che in realtà non è che mi piaccia particolarmente, diciamo è quello che preferisco meno, però questo qui devo ammettere è molto buono. E anche il fatto che appunto non sia una cosa naturale, perché pensavo, in realtà quando ho visto la pubblicità, pensavo fosse appunto del cioccolato bianco con una quantità di colorante in modo tale da renderlo rosa, invece è una cosa, diciamo, è qualcosa di naturale, appunto, viene chiamato anche quarto cacao, perché appunto è un quarto tipo di cioccolato che viene ricavato appunto da queste bacche di cacao particolari. Bene, io spero di non avervi annoiato, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se volete seguirmi nelle mie avventure qui in terra tedesca e poi più avanti in viaggio. Se conoscevate questo snack o se avete qualcos'altro da suggerirmi da assaggiare, lasciate un commento qui sotto, cercherò magari di recuperare quello che mi richiedete. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social in modo da seguirmi in diretta nelle mie avventure qui in Germania. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!